emozioni stanno in un mondo duale. Affidandoci a una religione e alla pratica che ci offre la religione per trasformare la nostra vita, diamo la possibilità a qualcosa chiamiamolo qualcosa che interagisce con la religione, gli diamo la possibilità di mettere le mani nel nostro karma e dalla latente che vive nel mondo duale, il nostro karma vive nel mondo duale in latenza. Praticando una religione c'è la possibilità che ciò che rappresenta quella religione lì ha la possibilità di accedere alla tua sfera e risvegliare una parte del tuo karma che da latente, si manifesta come particella. Perché gliene diamo il consenso inconsapevolmente. Per cui i problemi praticando una religione, secondo il mio punto di vista, ripeto, io ho quest'idea, magari mi sbaglio, secondo il mio punto di vista, praticando una religione i problemi non finiscono mai, si risolvono, ma se ne creano altri. Perché c'è una sorta di ruota che si mette in moto con quella religione lì, che siamo noi ad attivarla, perché poi tutto quello che facciamo siamo noi, però interagiamo con qualcosa, interagiamo con quella roba lì che si mette, che ha l'apertura da parte nostra, perché creiamo un canale, praticando una religione, creiamo un canale, secondo me, questo canale permette di fare entrare e di fare muovere la nostra energia. E di fare entrare ed uscire delle robe. Queste robe legate alla religione, che si potrebbero chiamare in tanti modi, l'alieno, la razza di alieni legata a quella religione lì, per esempio nell'Oponopono lo affermano tranquillamente, noi siamo nell'Oponopono dicono che una civiltà extraterrestre ha lasciato questo messaggio. E quindi cosa succede? Che nel momento in cui ci sono altre religioni che non te lo dicono, dal mio punto di vista, la religione buddista è collegata a degli esseri che vengono dipinti. E li troviamo dipinti nei muri, nei templi, nelle rocce, nelle grotte, e nei libri, nelle pergamene. Li troviamo dipinti ovunque in Oriente, nei luoghi in cui si pratica il buddismo. E gli appaiono come esseri blu, giganti, che stanno di solito messi seduti in un fiore di loto, piuttosto che esseri blu, oppure di altri colori. Allora, questo tipo di civiltà hanno portato dei messaggi dal mio punto di vista. E nel momento in cui una persona pratica il buddismo, si connette con quel tipo di vibrazioni, con quel tipo di linea di pensiero, se la vogliamo mettere, di quei personaggi che vibrano a quella roba lì. Quindi nel momento in cui una persona si mette a vibrare, c'è la possibilità che nel caso del buddismo la vibrazione sia simile all'amore, se vogliamo. Allora cosa succede? Che uno potrebbe anche dire, ma è bello perché tu vibri come l'amore, cosa vuoi di più dalla vita? Allora, sostanzialmente c'è l'inghippo perché noi si può produrre amore senza connettersi con nessuno. La connessione è una roba che ha il pro e il contro, perché la connessione permette di interagire noi e di fare interagire quel qualcos'altro. Se non abbiamo nemmeno la consapevolezza di chi interagisce, è un casino, perché sostanzialmente ci affidiamo con fiducia. Allora, stiamo dando le nostre belle energie a degli esseri che vibrano amore. Bene, questi esseri magari ci stanno succiando un po' di energia.
Chi ti ciuccia energia, a mio avviso, non ha un'alta consapevolezza delle cose. Perché? Un essere non può ciucciare energia a un altro essere, sostanzialmente. Se un essere ti rispetta, in nome dell'amore non ti deve ciucciare energia. Quindi, cosa succede? Che nel momento in cui apriamo il canale, permettiamo alla consapevolezza della roba a cui ci affidiamo di gestire un attimino la nostra, diciamo, situazione di vita in questo luogo. Quindi nel momento in cui apriamo questo canale, questa roba qui, se ha una consapevolezza, se crede che aiutarti è darti un sacco di problemi perché così impari un sacco di cose, perché così impari la sofferenza, allora succede che a te ti capiteranno una valanga di robe strane, che non comprendi perché poi capitano tutte insieme nel momento in cui pratichi questa roba qui, perché sostanzialmente ti stai affidando a qualcuno che pensa in buona fede di darti una mano creandoti, risvegliando tutti i tuoi karma che sono in latenza, perché comunque perché siamo in questo contesto, viviamo nel mondo duale. Quindi la situazione, diciamo, la roba che è collegata alla religione ha la possibilità di attingere al tuo karma. Perché nel momento in cui si pratica una religione, secondo me si rimane nel livello duale. Perché ci si affida, ci si specchia a qualcosa, cioè qualcosa ci aiuta, per cui siamo noi e quel qualcosa. Quindi siamo nella roba duale, con la religione. Nel momento in cui invece decidiamo di non affidarci a nessuna religione, a nessun mezzo, bellissimo che sia, cioè, possiamo fare le esperienze con tutte le religioni che si vuole. Sono esperienze, io non si butta via nulla. Però cosa succede? Che nel momento in cui si lascia questi canali aperti, è un loop che non finisce più. Se uno, secondo me, si è un po' rotto le scatole di vivere a loop, situazioni che si risolvono bene, situazioni che nascono negative, che poi le devi trasformare, poi nascono negative, poi le trasformi, poi le cose. Se si vuole uscire da sta ruota del karma, fra virgolette, bisogna stare nella posizione della non dualità. Nella non dualità non esiste una religione, esiste un'unica cosa che è il luogo in cui siamo noi, per cui ogni persona vive il proprio baricentro da un unico punto di vista. Osserva le sensazioni con un unico punto di osservazione, alle risposte che arrivano a un'unica risposta, eccetera, 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 e a quel punto si diventa liberi perché si percepisce che possiamo decidere. Non si riesce a decidere di trasformare tutto sempre. Tutto quanto, ma abbiamo la libertà di lavorare su di noi senza essere schiavi di un mantra, senza essere schiavi di regole, cosa devi fare, come ti devi svegliare presto la mattina, devi fare quello perché se non fai quella preghiera del mattino, parti male la mattina, no, cioè la nostra vita bisogna che vada bene indipendentemente dalle regioni, perché sennò è un casino. Ecco, io la penso questa cosa qui sul karma, che possiamo vivere sostanzialmente con una posizione mentale di coscienza che si trova in uno stato di non dualità. In quel luogo lì il nostro mondo non ha il karma, in quel luogo lì il nostro mondo non ha una religione, in quel luogo lì siamo i creatori e
possiamo lavorare sulle nostre cose e trasformarle. Con questo vi spero di essere stata abbastanza chiara e spero che sia uno spunto di riflessione. Quindi nel mondo duale, sostanzialmente, la regione risveglia il karma che è in latenza. In un luogo dove viviamo con la nostra coscienza non duale, tutto quello che viviamo in questo luogo, anche se i mass media, le informazioni che ci arrivano hanno tutti degli aspetti duali, da questo punto di vista si riesce ad osservare tutto con un unico aspetto e la dualità inizia a non esistere più e non avere senso, ma esiste il l'ho creato, lo voglio o non lo voglio? E si agisce in base a quello che decidiamo senza definire se la cosa sia positiva o negativa e non diamo a nessuna religione la possibilità di interagire, né tantomeno siamo dipendenti da una preghiera, un mantra, o qualsiasi altra tecnica o un quadro, una figura, una qualsiasi cosa che sta fuori da noi e che dovrebbe avere lo scopo di aiutarci a trovare noi stessi. Dal mio punto di vista bisogna andare subito a cercare noi stessi dentro di noi e essere liberi da qualsiasi regola suggerita da qualsiasi religione. Con questo vi saluto e alla prossima. Grazie di aver condiviso con me questo momento. Ciao.